Computer, ok, vai. E adesso vai in diretta. Eccoci in diretta, buonasera a tutti, buon Sì. anno del bufalo. Anche. Siamo in diretta con Cristina Bergamini, fondatrice e presidente di Tao in Modena, che questa sera ci parlerà del rapporto tra Qigong e donna e delle pratiche cinesi. E mi raccomando, potete fare domande in qualsiasi momento scrivendole nei commenti di questo post. E quindi aspettiamo solo un secondo che la gente si colleghi e inizierà la conferenza di Cristina. Aspettiamo qualche istante, la gente sta arrivando. Siamo in leggero anticipo, quindi abbiamo qualche minuto per prepararci. Ti saluta Liride Bellelli che ci segue. Camera, grazie, grazie. Benvenuta. Eleonora Vandelli. Eleonora, ciao, benvenuta anche a te. L'Annalisa, benvenuti a tutti. Grazie. Roberta Manocchi. Diamo ancora un minutino, stanno arrivando, vedo la gente che si collega. Benvenuti. Qualche minuto di attesa, di pazienza, visto che l'anno del bufalo richiede, cioè, un animale paziente, quindi anche noi forse dobbiamo imparare la pazienza quest'anno. Quindi la mettiamo in atto subito. È arrivato anche Adriano Barbieri. Ciao Adriano. Bene, ricordo allora questa sera parleremo di Qigong e donna e vi lascio a Cristina con la sua conferenza. Bene, allora buonasera a tutti. Intanto ringrazio Yuri che mi ha, diciamo, praticamente costretto a fare questa piccola conferenza, no, nel senso che è stato molto carino e mi ha, insomma, suggerito e supportato insomma, nella preparazione di questo evento. Ecco. E, dunque, intanto mi presento brevemente per chi magari non mi conosce. Sono appunto un'insegnante in particolare di Qigong, mi occupo però in generale di medicina tradizionale cinese, anche di Tuina e comunque diciamo di riequilibrio energetico potremmo definirlo più in generale, attraverso tutti gli strumenti che la medicina tradizionale cinese offre. Per recuperare, ma soprattutto, e questo ci tengo molto, mantenersi in salute. La medicina cinese è uno strumento preziosissimo di prevenzione e quindi credo sia molto importante anche portare l'attenzione a questo. In particolare le discipline, le pratiche psicofisiche che propone, insomma.
tra cui il Qigong, di cui parleremo stasera. Volevo però prima inquadrare un pochino la questione donna dal punto di vista della medicina cinese. Mi occupo da tanti anni di questo perché qua forse più di 15 anni fa comunque, non voglio dire 20 perché mi sembrano tantissimi, però più di 15, insieme a una collega che fa yoga, che insegna yoga, abbiamo attivato dei percorsi per donne in menopausa, per la menopausa, per il comune di Modena. Precedentemente abbiamo lavorato per il comune di Castelnuovo e quindi ho avuto l'occasione di approfondire parecchio, sia l'argomento menopausa, ma in generale l'aspetto donna, la fisiologia femminile rispetto alle discipline orientali e rispetto alla medicina cinese. Perché c'è questa particolarità e che cosa significa dal punto di vista della medicina cinese questa differenza? Innanzitutto premetto che nella medicina cinese non ci sono, cioè ci sono delle categorie, ma non si corrisponde mai a delle categorie, ma ogni persona è una miscela, diciamo, assolutamente unica di yin e yang, possiamo dire, quindi di energia e sangue, un altro modo di dire, e quindi non è, cioè anche le soluzioni che si trovano, anche la modalità, no, di come si pratica, di come si lavora, eccetera, è sempre molto, diciamo, personale, quindi non c'è un voler rientrare in categorie specifiche come uomo, donna, è fatto così o è fatto colà. Ecco, questo ci tengo molto a precisarlo perché mi sta a cuore. Ma al di là di questo, ci sono degli aspetti energetici differenti, legati proprio anche alla fisiologia. Differente, che sono molto, secondo me, importanti e interessanti e quindi hanno veramente un motivo per lavorare in modo specifico riguardo a temi specifici. Allora, innanzitutto posso dire che la fisiologia della donna è regolata, si dice, io parlo un po' in modo, diciamo, tradizionale cinese, cercando di essere comunque semplice. Potete comunque fare delle domande, anzi mi raccomando, fatele, e le potete fare in chat anche su Facebook, e Yuri mi aiuterà a raccoglierle e dopo mi supporta. E niente, e poi dopo magari rispondiamo quando ho un po' terminato questa prima presentazione. Ecco, quindi diciamo che c'è un equilibrio tra yin e yang differente rispetto all'uomo e quindi anche un tipo di energia diversa, c'è una differenza proprio che è legata al sangue. Il sangue nella medicina tradizionale cinese non è solo il sangue come lo possiamo definire noi, il liquido con i globuli rossi, eccetera, ma è un aspetto vitale, è un liquido vitale legato al cuore in quanto coscienza, in quanto spirito, coscienza, capacità di intendere e di volere, e questa coscienza riposa sul sangue. Quindi possiamo dire che la nostra consapevolezza poggia sulla qualità e la quantità del nostro sangue. Ecco, questo per dire che è una visione molto più ampia. Questo sangue nella donna ha anche altre funzioni, oltre a quello della coscienza, ed è la funzione di nutrimento, la funzione di depurazione e la funzione di trasformazione. Cosa significa? Allora, significa che il sangue
della donna legato al mestro è praticamente, come possiamo dire, un surplus di sangue, non è, è qualcosa che viene prodotto in più, è una parte di sangue che viene prodotto in più e che serve sia per eventualmente accogliere l'ovulo fecondato e quindi poi nutrirlo e successivamente nutrire il bambino nel momento in cui si trasforma in latte, ma anche nel momento in cui non avviene, non c'è una fecondazione, quindi non avviene, non c'è una fecondazione, abbiamo questo sangue viene eliminato e attraverso questo sangue viene eliminato tutta una serie di tossine e di diciamo, ristagni che sono rimasti lì per un mese, diciamo, tipo una spugna che assorbe un po' tutto e poi viene eliminato. Quindi c'è una funzione depurativa che è aggiuntiva rispetto alla modalità depurative che hanno, che abbiamo tutti noi esseri umani e che ci preserva da Quindi diverse problematiche, ad esempio cardiocircolatorie per tutto il periodo della fertilità, ad esempio. E quindi questo è un aspetto interessante ed è interessante anche un altro aspetto. Anche l'uomo ha un surplus di sangue, ma i movimenti sono diversi. Allora, noi abbiamo un movimento più vicino allo yin, che è centripeto, quindi va dall'esterno verso l'interno e quindi si concentra a livello dell'utero per poi produrre delle trasformazioni, abbiamo un movimento. mentre l'uomo ha un movimento dell'energia differente ed è centrifugo, va dal centro verso la periferia. E quindi si può dire che viene detto, non si può dire, viene detto nei testi tradizionali che il surplus di sangue nell'uomo si vede nella barba, perché va verso l'alto, quindi la barba, vedete ad esempio Yuri ha un ottimo surplus di sangue perché ha una barba folta e rigogliosa. Ecco, quindi due movimenti diversi, che non significa che non abbiamo anche l'altro movimento, però diciamo che il movimento principale del sangue per noi è di concentrarsi verso il basso, mentre nell'uomo è di andare verso l'esterno e verso l'alto. Lo yang sale come il fuoco, lo yin scende come l'acqua. Ecco, possiamo usare queste due immagini che magari sono più facili. Ecco, quindi questo fa sì che tutti i liquidi sono anche sotto l'influsso della luna, ad esempio. E quindi il ciclo della donna è un ciclo che è fatto di tanti cambiamenti e di continui passaggi dallo yin allo yang, passando per degli squilibri. Faccio un esempio per tutti. Quando arriviamo al quando parte, ad esempio, il mestro, abbiamo una perdita di sangue. Quindi passiamo da una fase in cui c'è una grande concentrazione di sangue, potremmo dire una grande concentrazione di yin, a una fase in cui invece lo perdiamo e quindi stiamo andando in una specie di vuoto di yin, vuoto di sangue. E quindi questo cambia completamente il nostro stato. È un momento in cui, ad esempio, dobbiamo stare più a riposo, perché siamo in un vuoto di qualche cosa. Mentre immediatamente prima eravamo in uno stato di compressione, magari anche di agitazione, di movimenti emotivi, no? E di grandi. Quindi ci sono proprio dei cambiamenti che coinvolgono tutta diciamo, tutta la sfera fisica, la sfera emotiva, la sfera
diciamo, energetica. Esempio. E questo avviene almeno 4 volte in un mese. Questi passaggi avvengono quindi dall'inizio del mestro alla sua fine, alla ovulazione, al ripartire del mestro, eccetera, no? Ci sono almeno 4 fasi importanti in questo ciclo. Quindi vedete che la donna ha necessità di, come posso dire, di ritrovare sempre una specie di equilibrio, partendo da degli squilibri. Questo succede a tutti gli esseri umani sempre, però in questo modo è particolarmente legato alla fisiologia femminile. Ecco, vi cito ad esempio, nella tradizione cinese, nella medicina cinese, ci sono dei nomi anche abbastanza poetici per definire i diversi aspetti della fisiologia femminile, che personalmente mi piacciono molto. Ad esempio, uno è il Zigong, che significa palazzo del bambino, che indica l'utero, indica tutta la... E quindi mi sembra molto carino, molto bello. Ed è proprio questo movimento, no, di alternanza, diciamo, è l'organo, diciamo, preminente riguardo a questo aspetto di cui stavo parlando, adesso. Quindi viene considerato un viscere straordinario insieme al cervello, insieme ad altri, proprio per questa sua funzione, no, di conservare e di lasciare andare nello stesso tempo, di conservare il sangue e di poi lasciarlo andare. Questo movimento di conservare e lasciare andare è molto simile al movimento che fa il fegato, e che è quello di conservare il sangue. È l'organo probabilmente che riesce a conservare più sangue in tutto il nostro organismo. Infatti, anche il colore, che è un rosso scuro, eccetera, ce lo ricorda. E nello stesso tempo poi lo deve lasciare andare per mandarlo in particolare ai muscoli, no? Ai tendini, ai muscoli, quindi per permettere il movimento, ad esempio. E quindi quindi possiamo dire che utero e fegato sono strettamente associati. E quindi possiamo anche dire che siccome il fegato è associato, come ho detto prima, ai tendini, ai muscoli, è associato all'emozione della rabbia, è associato sì, a questi aspetti, sicuramente sono aspetti importanti nella fisiologia della donna e vanno curati. Quindi un corretto e armonico attività fisica, psicofisica ancora meglio, è assolutamente fondamentale per mantenere l'equilibrio e per mantenersi in salute. Altro aspetto, parlavamo del sangue, no? Come importanza assoluta, e quindi viene prodotto il sangue, no? All'interno del corpo. Nella medicina tradizionale cinese il sangue viene prodotto dalla milza. La milza, che è per noi un organo abbastanza, non dico inutile, non lo è assolutamente, però abbastanza secondario, ecco, possiamo dire, mentre in realtà nella medicina cinese ha una valenza centrale, soprattutto nella fisiologia femminile. L'organo che trasforma il cibo in energia, sostanzialmente, e il cibo in sangue anche. Quindi è proprio attraverso le funzioni della milza che si produce il sangue. Quindi
Milfe stomaco, l'elemento terra che viene, di cui fanno parte, è un aspetto fondamentale. Possiamo dire se il fegato corrisponde un po' alla capacità, no, di conservare il sangue, trasformarlo, mettere in movimento, eccetera, la terra, la milza, corrisponde molto al terreno, alla capacità, al nutrimento e al terreno che di base che noi possiamo avere. Ad esempio un terreno fertile, umido, funziona bene, un terreno secco o un terreno troppo umido funziona male. Ecco, altro aspetto fondamentale, io adesso accenno qua, il cuore è ho detto prima che corrisponde anche alla coscienza e alla capacità di discernere, no? Ed è quello infatti che mette il sigillo dell'identità al sangue. Diventa rosso proprio perché passa attraverso il cuore. E quindi anche questo ha una sua grande importanza. Il cuore poi è l'aspetto anche l'imperatore, come si dice, sempre in medicina cinese, e l'imperatore risente degli squilibri di tutto l'organismo, di tutti, diciamo, anche di tutti i vari ministri, eccetera. E quindi è molto soggetto agli squilibri emotivi, come anche il fegato. Quindi vedete che l'aspetto anche di riequilibrio emotivo è sicuramente un altro, oltre all'aspetto del movimento armonico, è sicuramente un altro tema estremamente importante. E faccio una piccola parentesi, a parte diciamo l'aspetto, parlando di fertilità, a parte l'aspetto più congenito, moltissimi problemi di fertilità sono legati ad aspetti emotivi o aspetti di terreno, diciamo prima un terreno secco, un terreno troppo umido. E quindi si può fare molto anche a questo livello, per esempio, sempre che non ci siano questioni congenite. Quindi resta da parlare come organi, parliamo degli organi sono i famosi tre in che oltre al cuore, i tre in del piede dal punto di vista dei meridiani, comunque sono i tre in che reggono un po' tutte le funzioni femminili ed è l'ultimo è il rene. Il rene, a parte che governa i liquidi come può essere intuibile, e quindi è fondamentale da questo punto di vista. Il rene ha una particolarità nella medicina cinese ed è quello che conserva la nostra energia di base, costituzionale potremmo dire. Quell'energia con cui noi nasciamo e che man mano consumiamo nel tempo e che quindi è preziosa, dobbiamo conservare. Anche se non la possiamo conservare tutta come l'avaro, anche perché piano piano si consuma lo stesso, e quindi, ma è fondamentale usarla bene. Quindi è importante avere una buona energia nutritiva, ad esempio, che è quella che invece noi prendiamo dall'ambiente, attraverso l'alimentazione, quindi come ci alimentiamo, attraverso il respiro, quindi sia la qualità dell'aria, ma anche gli esercizi che noi possiamo fare, e qui arriviamo poi al Qigong, che noi possiamo fare per migliorare l'ossigenazione del sangue, per migliorare la nostra capacità respiratoria. E per migliorare lo scambio, e quindi migliorando lo scambio miglioriamo la qualità della nostra energia. Ecco, quindi alimentazione, respiro e
anche appunto l'aspetto emozionale, non è, perché anche le emozioni sono comunque energia. Emozione significa proprio muovere, vuol dire muovere fuori, sono dei movimenti in realtà, sono dei movimenti di energia, ad esempio la rabbia sale verso l'alto, se mi arrabbio divento immediatamente rossa in viso, no? Mi viene proprio anche la postura, è come se mi elevassi. Quindi sono in realtà dei movimenti di energia, quindi questo lavoro, no, di armonizzazione in realtà coinvolge tutti questi aspetti. Ci sarebbe da parlare ancora tanto anche degli aspetti della fisiologia femminile, ma io su questo mi fermerei qua perché magari, appunto, magari ci sono vostre domande più, insomma, che vi interessano specificamente. Andrei un attimo, due parole diciamo su come agisce il Qigong. Cristina, posso farti una domanda che è venuta fuori? Sì. Allora, Giulia, ci chiede, per quanto riguarda il terreno, è più assimilabile alla madre o madre e padre? O coinvolge tutti e due gli aspetti, diciamo? Beh, la terra direi che è abbastanza, adesso detta così è un po', diciamo, semplicistico, cioè non che sia semplicistico, però è un po' troppo semplice, andrebbe, però la terra è considerata proprio la madre, ecco, in sé, anche, diciamo, anche noi diciamo madre terra, no? Quindi in un qualche modo è considerata la madre perché è un terreno. Ed è anche il terreno su cui nasce il nostro nutrimento e noi ci nutriamo, no? Quindi direi madre. Grazie. Prego. Bene, allora continuo un attimo parlando del Qigong. Allora, il Qigong, è una disciplina. Beh, molti di voi forse già la conoscono se sono qua ad ascoltare, però due parole su che cos'è. È una disciplina psicofisica di origine cinese antichissima che fa parte a pieno titolo della tradizione cinese in senso lato, ma anche della medicina tradizionale cinese. È una delle pratiche che vengono definite della grande medicina, ovvero la medicina preventiva, quella che non costringe il medico a intervenire perché una malattia insomma, si è già manifestata, ma serve a mantenere le persone in salute o recuperare la salute con questi metodi, no? Ecco. Qigong significa molto semplicemente, anche se è un termine, diciamo, abbastanza moderno, significa esercizio, chi, energia, respiro, gong significa abilità o tecnica o pratica, quindi tecniche, abilità, pratiche del respiro o dell'energia. Più tradizionalmente si parla di Daoyin Qigong, tecniche, pratiche di nutrimento della via. Ma ancora più anticamente, quasi diciamo poco dopo gli sciamani, ecco, diciamo che abbiamo delle origini sciamaniche, nel senso che, come Qigong intendo, e quindi nel senso che erano pratiche che venivano fatte, erano danze che venivano fatte per armonizzarsi con la natura, con l'ambiente, e questa è una cosa che è rimasta ancora nella pratica del Qigong. Diciamo che più anticamente ancora era lo Shenfa, che significa nutrire la vita. E quindi proprio nei termini dello Shenfa, nutrire la vita è proprio quel lavoro che si fa mettendo insieme appunto una serie di movimenti al respiro e anche a un ascolto, perché la cosa interessante del Qigong è che non sono esercizi che si eseguono meccanicamente, ma sono esercizi che portano a un ascolto interiore, a una trasformazione interiore.
in armonia, cioè quello che si ricerca è una trasformazione interiore in armonia con l'ambiente, con la stagione, ad esempio. Ci sono una serie di Qigong stagionali, o con la stagione della propria vita, ad esempio, no? Quando si arriva, per esempio, al momento della menopausa, in cui questa bilancia che faticosamente si cerca di tenere in equilibrio, diciamo, durante il periodo della fertilità, cambia, i pesi cambiano perché il mestro finisce, quindi se una bilancia prima era più o meno così, dopo incomincia a fare così, no? Quindi, e dopo c'è da ritrovare un ulteriore equilibrio molto, che riguarda tutti gli aspetti che abbiamo detto prima: fisico, mentale, psicologico e anche legato. Se prima abbiamo, ad esempio, avuto degli squilibri, o avuto, ad esempio, molti parti o dei parti difficili, quando arriveremo alla menopausa avremo dei segni, diciamo dei sintomi, anche se non è considerata una malattia in Cina assolutamente, mentre qua è un po' sì, è un po' medicalizzata. Ecco, quindi abbiamo detto Qigong, abbiamo detto Shenfa, quindi nutrire la vita. Ecco, attraverso questi esercizi, no, di respiro, movimento e un ascolto, un'attenzione all'interno, a quello che succede all'interno, possiamo produrre delle modificazioni, e quindi ritrovare un'armonia. La medicina tradizionale cinese è una medicina, relazionale e olistica, quindi lo scopo è quello di ritrovare, non tanto di eliminare dei sintomi, ma quanto di rimettere in connessione i vari aspetti, non sono mai considerati singolarmente, ma sono sempre considerati in relazione, e quindi di rimettere in connessione i vari aspetti e di permettere che questi aspetti fluiscano armonicamente, trasformandosi continuamente gli uni negli altri, no? Perché, ad esempio, faccio un esempio che può essere chiaro a tutti: se parliamo di emozioni, di solito uno dice un'emozione positiva, un'emozione negativa, in realtà non ci sono emozioni positive o negative, ma dipende se queste emozioni hanno ragione di essere riguardo alla situazione e si trasformano l'una nell'altra, quindi non si fissano o non sono in eccesso, allora sono fisiologiche. La tristezza può essere fisiologica, ci può essere un evento che induce tristezza, ma se la tristezza è la costante della nostra vita, è chiaro che non è più fisiologica e quindi ha bisogno di essere rimessa in armonia, rimessa in contatto con le altre emozioni, no? Per esempio, ad esempio, se qualcuno ti fa arrabbiare, faccio un esempio un po' sciocco, però insomma, la tristezza passa, no? Ecco, e quindi questo per dire che sono movimenti, che si possono trasformare l'uno nell'altro. Quindi il Qigong per la donna ha lo scopo, diciamo, non è che sia diverso, ci sono esercizi anche più specifici, però non sono gli esercizi solo per donne che non possono fare gli uomini. Agli uomini fanno altri effetti. E dopo, magari, se c'è tempo, dopo le vostre domande, vi volevo proporre anche di praticare un esercizio insieme. Vedrete questo esercizio che si chiama Dentro il Cerchio Celeste, che per la donna ha uno scopo molto preciso, ma in generale lavora sulla mobilizzare e sul, diciamo, tranquillizzare l'energia del fegato. L'energia del fegato ce l'abbiamo tutti, e se si tranquillizza, diciamo, va bene sia per un uomo che per una donna, insomma, ecco, questo è. Ma è proprio il modo di metterli insieme e l'intento con cui si praticano. Quindi ci sono esercizi che servono per tonificare il sangue, esercizi che servono per metterlo in movimento, esercizi per tonificare la terra,
di cui parlavamo prima, esercizi per sostenere l'energia renale, la nostra energia di base, e anche questo va bene per tutti. Ma se pensate che la donna perde sangue e quindi già questo tende a consumare un po' di più l'energia di base, è fondamentale per la donna avere una buona energia renale, essere sostenuta in questa energia renale. Un'ultima cosa, quindi esercizi per l'armonizzazione emotiva. Un'ultima cosa, una cosa importantissima per la donna è l'alimentazione. È importante per tutti, ovviamente, ma per la donna è assolutamente fondamentale. Allora, considerando che noi tendenzialmente siamo più yin, anche se abbiamo mescolanze diverse di yin rispetto all'uomo, per noi è assolutamente più letale rispetto in generale mangiare robe fredde, e soprattutto, beh, chiaramente in estate si può, ma voglio dire, mangiare cose fredde, cose che producono troppa umidità, e cose che zuccherose, perché anche queste tendono anche perché queste tendono a produrre umidità. Anche le farine non fresche o non integrali. E quindi una cosa da associare assolutamente al Qigong è anche una buona alimentazione, una corretta alimentazione. I cinesi adesso bevono anche le birre ghiacciate, ma normalmente non, a pasto non bevono mai robe fredde. C'è sempre o il tè oppure l'acqua calda, quando non siamo messi proprio male va bene anche l'acqua calda. Quindi alcune cose importanti dal punto di vista dell'alimentazione, tipo di non mangiare alimenti freddi, di non raffreddare, perché l'utero tende a raffreddarsi e quindi se si raffredda si possono avere i dolori mestruali, ma si può anche appunto avere problemi di fertilità. Ecco. Quindi alcune buone piccole regole, non sono tantissime, però sono importanti. Movimento e attenzione a sé, ascolto di sé, anche perché la vita della donna è molto spesso, soprattutto se ha una famiglia, se ha dei figli, rivolta agli altri. E quindi è assolutamente importante avere dei momenti per sé, insomma, questo è assolutamente fondamentale. Per sé, per la propria creatività, eccetera. Ci sono delle domande, Yuri, o procedo ancora un po'? Per ora no. Vari saluti, per esempio Valerio Folloni che ti saluta. Ah, grazie, tanti saluti. Ciao Vittoria, Valerio. La Barbara Gasparroni, tanta gente che ci saluta. Ah, grazie. Per ora nessuna domanda, mi raccomando se qualcuno ha delle domande le scriva come commenti al post di questa diretta Facebook e le facciamo a Cristina appena ce le mandate, appena possibile. Va bene, non per so, quindi... Posso, allora, magari posso dire due cose su come, allora, possiamo dire questo. Non ci sono, ecco, la cosa importante che mi preme anche segnalare è che non ci sono degli esercizi che fanno bene a un'unica cosa e soprattutto... Ho parlato di cose diverse, emozioni, fisiologia organica, sangue, eccetera, ma in realtà nella medicina cinese fanno parte di un tutto, cioè non sono solo connesse, come potremmo pensare noi, psiche e corpo, sono connesse, ma sono veramente degli aspetti diversi di una manifestazione dell'energia. E quindi
È importante questo perché di solito, da buoni occidentali, quando parliamo di Qigong per la salute, ci interessa sapere che cosa fa questo esercizio, no? Questo va bene per il fegato, che poi va anche bene per il fegato, è vero, però in realtà questo esercizio fa tante cose, no? Cioè lavora su tanti aspetti. E quindi ridurlo a un esercizio per qualche cosa di molto specifico è molto riduttivo e ci abitua anche a una pratica legata, come posso dire, al raggiungimento di un obiettivo specifico che diciamo, restringe un po' l'ampiezza della pratica, perché si dice tradizionalmente che la lunga vita è uno degli effetti della pratica del Qigong, ma non è lo scopo della pratica del Qigong, è un effetto che avviene perché noi stiamo nella pratica volentieri, ci stiamo bene, ci piace, ci sentiamo meglio. Ma non c'è un obiettivo preciso che vogliamo raggiungere. Non so se sono stata chiara, però è importante perché è importante dare alla pratica la sua ampiezza, che è un'ampiezza proprio data dal non volerla ridurre a uno scopo preciso, anche se ci sono tanti modi di applicarla questa cosa, no? Il Qigong per la donna è uno dei modi di applicare la pratica. Questa è una cosa che io ho sempre, cioè mi è sempre piaciuta questa idea, no? Di poter applicare il Qigong a diversi aspetti, in diversi ambiti, ad esempio. Perché credo che sia uno degli scopi anche di noi che siamo insegnanti di Qigong occidentali e che vediamo le possibili applicazioni di questa pratica in tanti aspetti della nostra vita, dal lavoro alla scuola, eccetera, eccetera, no? E appunto nell'ambito della fisiologia della donna, eccetera. Sono partite un sacco di domande, che quando vuoi. Ah, ho stimolato un po' di domande, va bene. Quindi, insomma, comunque per concludere, quindi io credo molto nell'applicazione del Qigong in tanti ambiti, e in questo caso nella Qigong per la donna. Ma penso che sia importante dare alla pratica il suo giusto spazio. Vai. Allora, la prima è di Stefania che ci chiede: quali potrebbero essere i cibi che producono umidità a parte zuccheri e farine raffinate? Ciao, grazie, Cri. Bene, allora iniziamo con i formaggi. Formaggi, direi soprattutto, e tutti quegli gli alimenti crudi in generale, perché gli alimenti crudi in generale producono liquidi generalmente perché è chiaro. Allora, apro una parentesi perché è ovvio che se io ho un terreno dove c'è molto calore, diciamo il terreno famoso arido di cui parlavamo prima, è chiaro che un po' di cibi freschi fanno bene, quindi non è assoluto, ripeto, è sempre in relazione e quindi sempre in relazione alla mia situazione. Ma in generale gli alimenti freddi raffreddano e producono liquidi e se la milza è debole e fa fatica a metabolizzare, la milza ha anche la funzione di trasportare tutta questa roba, quindi se la milza è debole e fa fatica, non la trasporta e quindi resta ferma e produce umidità in eccesso. Ok, grazie. Catrina invece ti saluta da Trieste intanto Ah, e ciao! gli chiede se è possibile dire qualcosa a donne in menopausa che non ha più le mestruazioni, quindi ha un diverso equilibrio. Sì. E beh, questo è. Sì. Allora,
dicevo prima appunto della differenza, no? Allora, innanzitutto il periodo della menopausa è definito nella medicina cinese come seconda primavera e quindi ci tengo, esatto, quindi ci tengo perché non è assolutamente considerato una patologia di per sé, può manifestare dei problemi, ma perché c'erano già prima e quindi cambia un equilibrio. Quindi se noi abbiamo prima un surplus di sangue che ci tiene in un certo tipo di equilibrio, anche se molto instabile, come dicevamo prima, il fatto che questo surplus di sangue venga a mancare, produce immediatamente, allora pensate appunto a caldo e freddo, diciamo, se prima ho un certo quantitativo di freddo che mi tiene in equilibrio il caldo, ad esempio, se questo freddo a un certo punto viene a mancare, avrò degli eccessi di calore, dei sintomi da calore, ma che non sono una malattia, sono semplicemente uno squilibrio che si produce in vista di un cambiamento. Tutti gli squilibri si producono sempre in vista di un cambiamento. Quindi questo momentaneo squilibrio, che può durare anche del tempo, anche qualche anno, non è un momentaneo di un mese, ecco, produce alcuni sintomi, ma una volta che viene appunto come i calori, l'insonnia, tutti aspetti che hanno bisogno di essere seguiti in questo periodo e quindi va bene il Qigong per dormire meglio, va bene mangiare meno grassi, ad esempio, che producono comunque calore e umidità. Va bene, e quindi ridurre i grassi, va bene mangiare cose più leggere, perché comunque il metabolismo cambia. Tutte noi siamo passate attraverso il momento in cui abbiamo avuto dei cambiamenti di peso, ad esempio qualche chilo in più, perché il metabolismo rallenta e quindi bisogna assecondare la fisiologia del corpo. Quindi mangiare cose più leggere, meno grassi, e anche un po' meno, magari. E, ad esempio. Poi, altro aspetto importante abbiamo detto che l'energia del rene è l'energia che ci sostiene e tende a calare col tempo e quindi all'energia del rene sono legate le ossa e quindi i problemi che si possono creare a livello delle ossa vengono anche da questa diminuzione di energia. Anche se, e qui vi dico questa cosa che i cinesi conoscono, ma che in realtà le nostre ossa si alleggeriscono, poi dopo si può arrivare alla patologia dell'osteoporosi, ma si alleggeriscono comunque già di per sé, prima di diventare patologica la cosa, per allungarci la vita. Anche il maestro finisce per allungarci la vita, perché abbiamo altre cose da fare. Se noi avessimo il maestro continuamente, vivremmo meno, perché avremmo una perdita di energia, diciamo, di base molto più forte. Okay. E anche le ossa si alleggeriscono sempre per allungarci la vita. Ci serve questo pezzo di vita per trasformare la nostra energia creativa in qualcosa che di più sottile, in un qualche modo, di più sottile e anche per trasmettere la nostra esperienza di donne che hanno passato. Io parlo di questo che nelle tribù è assolutamente normale, da noi forse non meno, però trasmettere la nostra esperienza di vita alle donne più giovani o
o anche al mondo in generale, insomma, no? E quindi questo passaggio e questa seconda primavera è una seconda primavera legata a un aspetto più sottile di creatività e a una nostra presenza nel sociale, ad esempio, o nella famiglia o nel sociale. Punto, ecco. Grazie. Allora, c'è un'altra domanda, te la leggo perché è un po' lunga. Allora, la vita della donna è fortemente condizionata da pianeti, dalla natura, dall'energia che cambia fortemente nelle varie fasi della vita. Quali elementi, secondo te, quali organi devono essere più curati o potenziati nelle diverse fasi? Domanda tanto Domandona, respira. domandona, sì. Ma allora, diciamo che di base gli organi che ho nominato prima sono gli organi assolutamente da sempre da potenziare, da curare e ripeto, sono il fegato, la milza, il rene e il cuore. Praticamente tutti, quasi tutti. E quindi questi sono il metabolismo. Adesso arrivo. Quindi questi sono quelli più in generale da sostenere. Diciamo che il fegato è da sostenere sempre, anche nella fase, anche ad esempio nell'adolescenza, perché il menarca che è l'inizio del mestro, è un insieme di tutto, però diciamo il fegato e il rene sono i due. Ah, ecco, non vi ho detto come si chiamano in cinese le mestruazioni, si chiamano acque lunari. Direi che è notevole, infatti. Allora, perché le acque lunari possano partire, ci deve essere questo incontro di energie tra fuoco e acqua, eccetera, ma soprattutto il rene deve poter permettere lo sviluppo, e il rene è anche quello che governa lo sviluppo, diciamo, psicofisico e sessuale, sia della donna che dell'uomo, però in questo caso parliamo della donna e quindi va assolutamente sostenuto dall'adolescenza in poi. E, fegato abbiamo detto, la milza e il metabolismo, in particolare nella menopausa, perché come vi dicevo prima, il metabolismo inizia a rallentare, quindi c'è bisogno di un sostegno particolare a livello di metabolismo. Grazie. Un'altra domanda chiede invece se si può dire qualche parola sui problemi di mancanza di mestruazioni per chi però non è in menopausa, quindi anticipatamente, diciamo. Sì. Allora, qualche parola. Sì. Allora, la mancanza di mestruazioni è, dal punto di vista della medicina cinese, è una mancanza di yin, è una mancanza di sangue. Allora, bisogna distinguere tra mestruazioni che vengono raramente, e quindi magari sono molto, cioè il periodo è molto lungo, oppure magari un mese vengono, un mese no, 2 mesi non vengono, un mese vengono, e oppure mestruazioni che proprio non vengono più per un certo periodo, per un certo periodo. Parliamo di qualche anno, ad esempio, anche. Sono 2 gradi diversi dello stesso aspetto. E, possiamo dire che riguardano una mancanza di sangue, un vuoto di sangue, quello che viene definito vuoto di sangue, oppure un ristagno, ma il ristagno di sangue è di solito più breve, diciamo può saltare un mese, oppure può ritardare il mestro, ma perché il ristagno è qualcosa che è bloccato e nel momento però in cui si mette in movimento riparte, no? E quindi, mentre il vuoto di sangue è proprio il grande tema della
della mancanza di mestruazione. Quindi è un vuoto di Yin che va assolutamente tonificato e nutrito. E quindi sempre attraverso l'alimentazione, sempre attraverso l'aspetto emotivo, perché molto spesso ci sono, ad esempio, lutti. I lutti sono tremendi perché capita non di rado che dopo un lutto si blocchi il mestro, e quindi va seguito un po' tutto questo aspetto. E un altro aspetto è l'aspetto alimentare. Ora, sotto un certo peso le mestruazioni si fermano per forza, perché gli ormoni che regolano le mestruazioni viaggiano attraverso i grassi. Quindi, nel momento in cui i grassi presenti nel corpo vanno sotto una certa soglia, il mestro si ferma. E quindi c'è anche questo aspetto, che è un aspetto che purtroppo oggi è abbastanza, cioè si vede, ecco, è un aspetto, diciamo, quello che riguarda già più i disturbi alimentari, però spesso i disturbi alimentari di questo tipo hanno come conseguenza l'interruzione del mestro. Per il resto è un problema legato, appunto, dicevo, al vuoto di Yin, che va trattato mangiando, ad esempio, cose che di solito uno non mangerebbe mai, come il burro, perché è appunto il grasso che fa girare le seppie coi piselli, o cose similari, insomma. Bene, grazie. Magari cogliamo il momento per fare gli esercizi perché chiedono qua e là se ci sono da una parte esercizi per risentire meno, riequilibrare un po' gli squilibri della menopausa o anche gli squilibri dovuti alle mestruazioni e ai cambi di stato del tipici della donna. Perfetto, ho Quindi proprio direi che scelto possiamo. l'esercizio giusto perché questo, dentro il cerchio celeste, va veramente, copre proprio tutto questo aspetto, no? Sia l'aspetto, ad esempio, dei dolori mestruali o degli disequilibri mestruali, o e sia l'aspetto menopausa. Bene, allora io adesso sposto il computer perché sono seduta, non si può fare seduti, mi sposto un attimo e ci rivediamo fra qualche istante. Intanto grazie a tutti della presenza, tenete botta, l'ora è tarda, mi rendo conto, il venerdì sera, se riuscite a resistere ancora qualche minuto facciamo questa dimostrazione, poi vi lasciamo andare a Quindi ci riposare. salutiamo, sì. Allora, vediamo se sei a posto. Mi vedete? Va bene? Sì? Perfetto. Mi sentite anche? Sì, un po' basso, ma sentiamo. Ok, aspetta che magari provo a alzare il volume, non so se c'entra, però già che ci sono. Ok, perfetto. Ok. Bene. Allora, iniziamo con la postura. I piedi sono paralleli alla larghezza del bacino, le ginocchia e in generale le articolazioni sono sbloccate, cioè non sono tese, non siamo in questa posizione, ma rilasciamo le tensioni sbloccando le articolazioni e iniziamo a portare l'attenzione al nostro respiro, portando l'attenzione al respiro. Per forza portiamo l'attenzione all'interno e quindi possiamo ascoltare come stiamo in questo momento. Sia dal punto di vista fisico, cioè come stiamo in piedi, ad esempio, sia anche come ci sentiamo, come umore, come stato generale. Possiamo portare l'attenzione partendo dall'appoggio dei nostri piedi a terra, alle caviglie, alle ginocchia, dalle ginocchia al bacino,
colonna vertebrale, i muscoli della schiena, l'addome, il torace, le spalle, dalle spalle ai gomiti, dai gomiti ai polsi fino alle mani. Le dita delle mani guardano la terra come radici che affondano nel terreno. Sentiamo il collo, la gola, il cranio e il viso. Sentiamo tutto il corpo nel suo insieme, il respiro che fluisce all'interno. Uniamo i talloni, le punte sono a 45 gradi. Un piccolo saluto, pugno destro e mano sinistra. Quindi il saluto maschile, pugno sinistro, mano destra, Ching, il saluto femminile, chiarezza e purezza. E restiamo in questa posizione per iniziare l'esercizio. Portiamo il peso sulla gamba sinistra, piegando leggermente il ginocchio, solleviamo il tallone destro, mettiamo il piede in asse, e un piccolo passo avanti, non un passo ampio, ma semplicemente distendiamo la gamba e appoggiamo il piede. Proviamo, lo costruiamo un attimo l'esercizio, quindi prima cosa con le ginocchia sbloccate, mi raccomando, spostiamo il peso in avanti e solleviamo il tallone dietro. Torniamo col peso indietro e solleviamo il tallone davanti. Quindi questo movimento. Se mettete una mano sull'addome e una mano dietro, potete percepire questo che magari può essere piccolo, ma c'è, è un movimento del bacino che si apre quando abbiamo il peso in avanti e tende a chiudersi quando abbiamo il peso dietro. Quindi inspiro, espiro, inspiro. Espiro. E adesso aggiungiamo il movimento delle braccia. È come arrotolare una sfera. E quindi inspiro, arrivo fino al diaframma e poi espiro. Ritorno verso il basso. Il movimento è circolare, quindi non è su e giù, ma arrotolo e ritorno. Continuiamo. Inspiro, espiro. Adesso lo faremo per poco tempo, ma considerate almeno 5 minuti per lato per avere un certo effetto. Se vogliamo usarlo per scopi magari più, diciamo, di salute, come ad esempio i problemi all'utero, eccetera, allora dobbiamo aumentare a 10 minuti per lato il tempo. Dopo un po' diventa ipnotico, quindi non dovreste avere particolari problemi a farlo almeno per 5 minuti.
Proviamo anche dall'altro lato, così sentite eventualmente la differenza, perché non siamo totalmente simmetrici. Quindi stessa cosa, appeso a destra, porto avanti il piede, spostando il peso avanti. E comunque l'esercizio va fatto sempre da entrambi i lati. E ritorniamo. Riprendiamo un attimo la postura. Ascoltiamo eventuali cambiamenti. E di nuovo il saluto, Ming e Ching. E grazie. Grazie, Cri. E rieccoci di nuovo nella posizione. Io direi in conclusione, Cristina, ci chiedono un po' che corsi proponi e dove ti possono trovare se qualcuno fosse Sì. interessato. Allora, per ora siamo online con i nostri corsi, come immaginate. La nostra sede, è in Viale Gramsci al 357. Appena possibile riapriremo e quindi proporremo lì buona parte dei corsi, anche se qualcosa resterà online sicuramente. E i miei corsi sono al lunedì sera alle 8 e al mercoledì sera alle 7:15. Sono aperti a tutti, non sono specifico per la donna, però insomma ci sono prevalentemente donne, quindi i problemi che si trattano spesso sono anche di questo tipo. E comunque proporrò, o come ho già proposto in passato, seminari specifici di Qigong per la donna, quindi probabilmente anche un percorso anche un pochino più lungo, quindi anche nel tempo, e nel momento in cui sarà possibile proporrò anche le camminate di Guolin, che sono molto utili per problemi anche legati al femminile, quindi questo è perlomeno quello che attualmente stiamo facendo. Per quanto riguarda l'MTC, invece... Per quanto riguarda la medicina cinese, stiamo facendo. Ah, ecco, grazie Yuri, perché è vero, non l'avevo considerato. Stiamo facendo un percorso molto interessante diciamo, di integrazione fra medicina cinese, tecniche manuali e complementari e Qigong. E quindi, ad esempio, la prossima domenica ci sarà proprio un seminario sulle emozioni online, medicina cinese ed emozioni, in cui è alimentazione, scusate, mi ero dimenticata la terza colonna, e sarà proprio, diciamo, lo tratteremo io e Bianca Maria Boldini, e quindi sarà trattato dal punto di vista della medicina cinese, dal punto di vista teorico e praticamente dal Qigong e dall'alimentazione, per esempio. E poi ce ne saranno altri sul metabolismo, ad esempio, su polmone energia difensiva. C'erano varie cose, queste le trovate sul nostro sito e sulla pagina.
E quindi sono comunque esperienze molto interessanti perché sì, e ci sarà anche però non questo, insomma, penso il prossimo autunno anche tutta la parte sulla donna, sempre con la parte MTC integrata agli altri aspetti. Bene, io direi che siamo arrivati, Sì, Cristina. Cosa sì, sì. dici? Beh, niente, scriveteci se siete interessati, sia su Facebook ma anche alla mail, che è uno strumento per me ancora molto valido. Io le leggo più facilmente e niente. Ah, Intanto in corner Roberta ci chiede, dopo la pratica ho sentito la parte sinistra del corpo molto più pesante di quella destra. È una possibile spiegazione? beh, sicuramente hai sentito. Diciamo, quando ho detto mentre lavoravamo appunto che non siamo simmetrici, diciamo che portando l'attenzione all'interno hai sicuramente percepito questo squilibrio. Se l'avessimo fatto per più tempo, magari questa cosa si sarebbe riarmonizzata, forse, non so, è un'ipotesi. Però sicuramente c'è uno squilibrio fra parte sinistra e parte destra. Forse anche a livello circolatorio ci potrebbe essere una differenza, ma non avendoti visto lavorare e non conoscendoti è proprio una pura ipotesi. Però sì, diciamo che attraverso la pratica emergono proprio, diciamo, quello che i nostri piccoli acciacchi. Ecco. Ci segue anche un uomo, Giorgio, che ci dice se è aperto il Chiang Mai, quindi anche no, per noi uomini. In effetti ci sta bene. Ti ringrazio tutti, adesso non riesco a dire i nomi di tutti, ma ci sono un sacco di ringraziamenti, di saluti un po' da tutti quelli che ci hanno seguito. Siamo stati quasi 100 per un momento, quindi è andata molto bene. Davvero grazie a tutti. Grazie a voi, io vi ringrazio tanto perché insomma, avete dato l'opportunità di fare due chiacchiere su una cosa che insomma, mi piace, mi sta a cuore, che insomma, è molto bella. E quindi grazie a tutti, mi ha fatto piacere sapere delle persone che hanno partecipato, grazie a Yuri del supporto assolutamente indispensabile. E niente, spero che ci incontriamo prossimamente. Bene, buona serata a Buona tutti. serata, ciao. Arrivederci alla prossima. Ciao. Ok, live finito.